La rinata libertà di parlare fu per la gente al principio smania di raccontare. Chi cominciò a scrivere allora si trovò così a trattare la medesima materia dell'anonimo narratore orale. Alle storie che avevamo vissuto di persona o di cui eravamo stati spettatori si aggiungevano quelle che ci erano arrivate già come racconti, con una voce, una cadenza, un'espressione mimica. Ma esprimere che cosa? Noi stessi. Il sapore aspro della vita che avevamo appreso allora, tante cose che si credeva di sapere o di essere, e forse veramente in quel momento sapevamo ed eravamo. Anch'io ho una storia da raccontare, una storia che affonda le sue radici nella mia famiglia e ha le sue cornici in un paese della collina Varese, Sizzano, un borgo di circa 1400 abitanti. Anticamente chiamato Sitianum o anche Setecianum, sorge ai piedi di dolci colline degradanti verso il fiume Sesia. L'origine del toponimo deriva probabilmente da Settius o Setecius o ancora Septicius, il nome di un antico proprietario di alcuni terreni della zona, probabilmente di epoca romana. Sizzano fu quindi in origine un insediamento romano, come attestato anche da alcuni reperti archeologici, in particolare la cosiddetta Epigrafe di Augusta, un cippo situato nella chiesa di San Vittore Martire. È una lapide del 519 a.C., in cui si legge che riposa nella pace la piccola Augusta, che visse nel secolo un anno, 10 mesi e 23 giorni, e fu deposta lì sotto il consolato dell'eccellentissimo uomo Flavio Euderico. Passeggiando per le vie del borgo e tra le maestose colline, è possibile osservare monumenti del passato che magari non fu glorioso, ma senza dubbio caratterizzato da moltissimi eventi, tra cui invasioni, pestilenze, guerre e occupazioni. Uno su tutti, la chiesa, dedicata a San Vittore Martire, che troneggia nella piazza principale del paese, un'antica pieve attestata fin dagli inizi dell'anno 1000, appartenente alla diocesi di Novara, ricostruita intorno alla metà del 600 e consacrata nel 1663. Intorno alla chiesa è possibile ammirare quello che resta del castrum medievale, costruito nell'alto medioevo come fortificazione intorno alla pieve, come rifugio per gli uomini e i loro beni. Oggi, la via che circonda il castrum è intitolata a Luigi Rasario, il protagonista della nostra storia. Concludiamo la panoramica delle bellezze artistiche con la più recente cappella costruita dai Sizzanesi, la Bergamina. I Sizzanesi infatti vollero creare questa chiesetta per ringraziare la Madonna per la fine della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza Partigiana. Proprio queste zone infatti collocarono i loro nascondigli e le loro basi, i partigiani della Brigata Volante Rosso. Fu questo un luogo sicuro, perché vi si trovava la cascina bergamina, oggi un rudere, che essendo isolata e ben nascosta in un avvallamento, servì da rifugio ai partigiani. Subito, all'indomani del 25 aprile 1945, fu innalzata in questi luoghi la statua della Madonnina della Pace, inaugurata la prima domenica dell'agosto 1945. Il 24 ottobre 1924, in via Tornielli, nasce Luigi Rasario, il primogenito di Francesco e Pedrana Emilia. Ha due fratelli, Renato, nato nel 1927 e venuto a mancare nel 2017, e Carlo, Leva 1939, l'unico della famiglia ancora in vita. È a lui che mi rivolgo per scoprire chi era Luigi, la sua personalità e soprattutto cosa può aver spinto un ragazzo della mia età a unirsi alla lotta partigiana. Luigi era un giovane come tanti, ha frequentato le scuole fino alla terza elementare e poi trascorreva le giornate insieme al fratello Renato a lavorare la terra. Andavano in giornata e ogni mattina cercavano un proprietario terriero che li assumesse per zappare la terra e guadagnare qualcosa. Renato raccontava che lui, alla fine delle ore concordate, desiderava tornare subito a casa, mentre Luigi non voleva mai smettere per non far torto al padrone. Era un gran lavoratore, rispettoso e anche un po' timido e schivo. A volte andavano ad aiutare il nonno Pietro, che possedeva diverse vigne ed era un esperto viticoltore.
Luigi amava la musica e gli piaceva cantare. Me lo immagino come un normalissimo ragazzo che passeggia con gli amici per le vie del paese, va a messa la domenica e occhieggia la ragazza. Questo mondo semplice, contadino, sincero e genuino viene ad un certo punto stravolto dalla guerra. Carlo mi racconta che durante il periodo fascista si viveva in povertà. Spesso la sua famiglia non possedeva neanche i beni necessari e oltretutto bisognava stare attenti a come si parlava, altrimenti ti catturavano. Ricorda a proposito un aneddoto capitato proprio nella sua via. Era già il periodo della resistenza e in via Tornielli tre o quattro persone che tornando a casa avevano origliato delle conversazioni tra fascisti furono scoperti, catturati e portati in comune. A Sizzano pochi erano favorevoli al fascismo e anche la famiglia Rosario si era posta contro la dittatura. Dopo l'8 settembre del 1943 Luigi decide di fare la sua parte e unirsi alla lotta partigiana che si stava organizzando nelle sue zone. Carlo era piccolo, non capiva bene cosa stava succedendo, però ricorda che la famiglia aveva accettato senza opporsi la scelta di Luigi. Ai fratelli mancava moltissimo e spesso Carlo chiedeva ai genitori informazioni su di lui. La prima fase della resistenza novarese-valsesiana, tra il settembre del 43 e il febbraio del 44, è caratterizzata dalla formazione delle prime bande, con attività di reclutamento, perlustrazione e raccolta beni necessari. Tra il febbraio e l'ottobre del 44, le forze partigiane si costituirono come un vero e proprio esercito di liberazione, con attività di guerriglia per contrastare la repressione nazifascista. Nell'inverno del 44, i partigiani combatterono importanti battaglie che portarono poi alla liberazione. La lotta lasciò 1200 caduti tra le file partigiane. Tra questi morti c'è Luigi. Si era aggregato alla 82esima brigata garibaldina Osella, comandata da Mario Vinzio, Pesco, che nel marzo del 1944 stava occupando la zona intorno al Monte Fenero, controllando Cascine e Alpeggi tra Grignasco e Valduggio. L'evento che lo vede drammaticamente protagonista avviene il 18 marzo. Il gruppo, formato da 20 partigiani insieme a Pesbu, si era sistemato in una casa della frazione di Cavagliasco, in un vallone sotto la cresta di San Bernardo e Castagnola. Così racconta uno dei sopravvissuti all'attacco nazifascista di quel giorno terribile, Aldo De Paulis, detto Maniscalc. Era arrivato il tabacco nei paesi il giorno prima e quella mattina bisognava andare alla Castagnola, sopra Soliva, e sul pianoro di Maggiore, i tre punti dove potevano arrivare a portarci il tabacco. Dormivamo in un porcile, io con Settimo Carniello e Italo Scolare. Arriva verso le 6:30, il Macon di Serravalle, e chiama lo Scolari per il servizio, ma mi sono offerto di andare io al suo posto, perché lui era mezzo addormentato e io invece non avevo chiuso occhio per tutta la notte. Così sono andato insieme al Macon a Soliva. Abbiamo dato a Lino Velata e a una nuova recluta il 91, l'unico fucilone che avevamo ancora. Rientriamo verso le 8:15 e il Mario dà il secchiello alla recluta e gli dice di andare a prendere l'acqua in una fontana sulla strada per andare ai pianoni. Intanto prepara panini con la marmellata. Il Velata esce per primo col panino in mano e appena uscito sentiamo un colpo. Abbiamo pensato che la recluta avesse voluto toccare il fucile e gli fosse partito un colpo, ma quando esco vedo un sergente fascista. Capisco che avevano catturato quello della fontana, che non aveva potuto quindi dare l'allarme. Il Settimo e l'Italo, che erano nel casotto, sono stati circondati. Hanno provato a scappare, ma i fascisti hanno tirato una bomba a mano, uccidendo l'Italo. Gli hanno anche tagliato un dito per prendergli l'anello che aveva. Non sapevamo cosa fare e intanto quelli sparavano. Mi sono salvato perché sono scappato facendo la valanga sul terreno in discesa in mezzo ai rovi. Sono arrivato in fondo alla valle dove c'era un torrente e sono finito in una pozza d'acqua. Nell'agguato morirono Settimo Carniello, Italo Scolari, Angelo Valazza e Lino Velata, alla cui esecuzione assistettero impotenti il Lupo, Enzio Fiorito, e uno di Sizzano, ferito dalle schegge della bomba a mano. Erano riusciti a fuggire nella casa di fronte, dove rimasero nascosti sotto le botti della cantina, mentre i fascisti ne approfittavano per ubriacarsi e festeggiare l'eccidio.
In quella posizione per oltre 4 ore riuscirono anche a vedere in faccia la spia che aveva indicato il rifugio dei partigiani, tale Valerani di Sorriso, mentre riceveva un pagamento di 1.000 lire. Il Velata, ferito gravemente, preferì essere ucciso con una moschettata in fronte piuttosto che subire le torture che i fascisti si apprestavano a fargli. Dal racconto si evince che non tutti morirono nell'agguato. Mario Pesgo rimase ferito ad una coscia e un braccio, ma riuscì a salvarsi. Furono fatti prigionieri la recluta, che era andato alla fontana, e il Muscolari, che era sopraggiunto per cercare di salvare il fratello Italo. Luigi Rasario era quella recluta. Renato raccontava sempre che Luigi era arrivato da pochi giorni alla brigata e che fosse lui ad essere andato quella mattina alla fontana a prendere l'acqua e di conseguenza a essere catturato dai fascisti. Luigi e altri 2 partigiani vennero condotti al carcere di Novara, dove trovarono la morte a fine aprile per fucilazione presso il poligono di tiro. Ancora oggi sulla sterrata che porta da San Bernardo a Castagnola c'è una lapide che ricorda i garibaldini di Cavagliasca. A Castagnola invece c'è una cappelletta dedicata ai caduti per la libertà. Carlo mi spiega che la notizia della cattura di Luigi arrivò alla famiglia tramite voci che giravano in paese. Il racconto dell'agguato è stato poi fatto successivamente da uno dei compagni che era riuscito a scappare fingendosi morto. Durante la prigionia la famiglia tentò in tutti i modi di trovare una soluzione per liberare Luigi, affidandosi a un frate di Sizzano e a un parente che faceva l'autista per un caporione fascista. Mi racconta che la famiglia andava a Novara a portare soldi a questa persona e che veniva accolta con la frase sprezzante «Arrivano gli zingari di Sizzano». Infatti lo sforzo anche economico fu inutile. Luigi muore insieme ad altri 7 partigiani il giorno 26 aprile 1944. Carlo mi racconta un triste aneddoto riguardo alla fucilazione. Per i fascisti si trattava di una vera e propria festa e alcuni sizzanesi altolocati che vi avevano partecipato al ritorno raccontarono alla famiglia Rasario che il coro, intervenuto per l'occasione, aveva cantato proprio bene. Luigi, in carcere, ebbe la possibilità di scrivere un'ultima lettera alla sua famiglia, su foglietti di piccolo formato, scritti fronte e retro, firmata anche da Elmo Scolari. Novara, 26/4/1944. Cari genitori, vi do i miei ultimi saluti. Vostro figlio Luigi, che muoio innocente. Beh, non importa niente. Tanti saluti al mio povero Renato. E il povero Carlo, venite a prendere la roba che io qui ho a Novara. Cari genitori, non preoccuparti di me, che io muoio innocente e tranquillo. Voletegli bene, il Carlo e il Renato. Almeno loro che sono salvi. E ora termino coi saluti a tutti in famiglia, il zio, i zii e le zie, e tutti i nonni. Ciao a tutti. Che io muoio tranquillo. Ma non importa. Salutatemi anche gli amici. Fate dire una messa per me, il vostro figlio Luigi. Questa lettera tenetela per mio ricordo. Un ultimo mio bacio a voi, amici cari, che non vi vedo più, ma non importa. Voglio morire con l'onore che io sono innocente. E fatelo sapere a tutti gli amici, i parenti, tutti. Vi ringrazio di quello che avete fatto per me, che è stato inutile. Vostro indimenticabile figlio Luigi. Vendicatemi che sono innocente. Viva l'Italia! Scolari. Ciao, ciao, ciao a tutti. La morte di Luigi portò grande sconforto nella famiglia Rasario, che tuttavia accettò la disgrazia e continuò a vivere portandosi dentro un dolore muto e dignitoso. Quello che è rimasto di Luigi e che è stato trasmesso a tutti i suoi discendenti è il valore della democrazia e della libertà, beni imprescindibili per cui ha lottato.
come tanti giovani dell'epoca e per cui ha perso la sua giovane vita. Guardare la sua foto, il suo sorriso, mi riempie di orgoglio e mi spinge a continuare sulla strada da lui tracciata. Ora che ho visto che cos'è la guerra, cos'è la guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno, né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero. Per questo ogni guerra è una guerra civile. Ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione.